con i vari ospiti. E allora, visto che abbiamo già parlato con altri sindaci nei giorni scorsi, oggi facciamo anche un nuovo intervento, un nuovo collegamento in diretta per sentire un po' la situazione anche sul territorio. Siamo questa mattina a Guanzate, siamo con Cinzia Negretti, il sindaco del paese, che saluto ovviamente e ringrazio della sua cortesia. Facciamo subito il punto della situazione. In questi giorni qualche problema per la scuola soprattutto, quindi ci facciamo raccontare direttamente dal primo cittadino come la situazione. Buongiorno sindaco, grazie ancora di essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a Ciao Como che mi ha invitato in questa diretta. Allora, per quanto riguarda la situazione a scuola, è una situazione, cioè da qualche settimana che abbiamo un incremento delle positività. Siamo arrivati a una conclusione con una lettera dell'ATS che richiedeva la chiusura temporanea di 14 giorni. Perché all'interno abbiamo avuto 25, abbiamo tuttora 25 positivi tra insegnanti, personale ATA e bimbi, e abbiamo a casa 107 bambini in quarantena, quindi il 37% della scuola dei ragazzini sono a casa. Dovuto, cioè fatta questa, ci siamo messi in contatto, abbiamo collaborato con la preside in questi giorni perché c'era questa preoccupazione. In effetti, contattando l'ATS tramite la scuola, la dirigente e poi di conseguenza in contemporanea anche con me, l'ATS ha concluso che c'era questa necessità proprio per calmare le acque, tant'è che la richiesta è di una chiusura temporanea per una sanificazione approfondita della scuola, cosa che io ho già fatto esattamente una settimana fa, cioè il 2 novembre, quando la scuola era chiusa, perché già avevamo una situazione abbastanza preoccupante. Quindi di mia iniziativa avevo già fatto una sanificazione quel giorno perché la scuola era chiusa. E poi niente, però ci sono stati ancora degli aumenti e di conseguenza questo è stato il risultato. Ahimè, era una cosa che io mai avrei voluto accadesse, però a questo punto penso che per una necessità proprio di tutela, sia in maniera dei bimbi, di tutti, cioè ho ritenuto, cioè non ho ritenuto, ho appreso e accolto la richiesta di ATS che chiedeva questa chiusura. E in Ecco. effetti, sindaco, di fronte a una situazione di questo genere, no? Anche con i numeri che ci hai detto tu poco fa, insomma, pare una soluzione abbastanza obbligata, no? Giusto? Ma sicuramente io penso che come amministratore, come primo cittadino che devo tutelare la salute di tutti, cioè credo che, ma anche come genitore, cioè viene naturale e normale di trovare una soluzione alternativa. Chiaro, sicuramente questo creerà e ha creato dei disagi all'interno della famiglia perché comporta un'attenzione diversa, perché i bimbi è vero che sono a casa da scuola, però loro fanno lezione con la DAD e magari per i bambini di prima forse qualche problemino ai genitori, ma non solo ai bambini di prima, cioè in generale a tutti i genitori, magari se sappiamo anche che ci sono già dei genitori che stanno lavorando in smart working e magari all'interno non hanno, diciamo, o hanno già l'apparecchio occupato e quindi diventa un po' difficile, però insomma si tratta di 14 giorni, ecco, non c'era un'alternativa, Ecco, insomma. è vero, come dice anche la nostra amica Giorgia, non si poteva fare diversamente, no? Anche in altre scuole succederà, dice che potrebbe essere inevitabile. Certo, questo, di fronte a una situazione del genere, sindaco, effettivamente non è che uno può stare a pensare, meditare, deve agire. Ecco, ne approfitto allora però della tua cortesia, sindaco, per spiegare magari anche ai tuoi, ovviamente, cittadini e genitori soprattutto, adesso i prossimi passi, farete la Allora, sanificazione meglio, ecco, poi. certo, allora i prossimi passi sono proprio su richiesta, perché la lettera che è pervenuta da ATS chiedeva assolutissimamente una sanificazione approfondita per quanto riguarda tutto lo stabile, quindi all'interno delle classi. E con orgoglio, in questo momento devo dire che pochi minuti fa ho ricevuto una chiamata da una mamma che per lavoro fa questa sanificazione e si è messa a disposizione in maniera gratuita di sanificare la scuola. Tra l'altro farà una sanificazione con perossido di idrogeno e con ioni d'argento. È una mamma che fa questo lavoro dal 2013 e che sanificano le sale operatorie.
Questa cosa mi ha fatto veramente, veramente piacere, mi ha toccato il cuore, infatti ho detto fa piacere sapere che ci sono comunque dei cittadini che pensano non solo a non fanno un discorso egoistico, è chiaro, è una mamma che ha una bimba a scuola, però ha esteso questa necessità per tutelare tutti i bambini. Quindi io pubblicamente adesso mi sento di ringraziare questa mamma a nome dell'amministrazione, perché è un gesto che le fa sicuramente Ma onore. hai fatto benissimo, sindaco, anzi, se vuoi puoi dire, possiamo dire anche il nome, perché è un gesto veramente, come hai detto tu, che ti scalda il cuore in un momento così difficile, bella sensibilità, ok, è una mamma, però non è scontato, quindi brava davvero questa signora, se vuoi possiamo anche, appunto, se vuoi, vedi tu. Guarda, la mamma, io avevo chiesto se potevo farlo pubblicamente, preferirebbe rimanere nell'anonimato, quindi io rispetto quella che è la sua riservatezza. Chiaramente, cioè, questa cosa, io la renderò pubblica, cioè anzi, questo è stato un canale notevole, il fatto di poterlo dire pubblicamente, di essere in diretta, quindi so che ci sono altre persone che mi ascoltano e poi provvederò anche in maniera privata a ringraziarla. Devo dire che i guanzatesi, di fronte alle necessità, quando ci dobbiamo rimboccare le maniche, siamo tutti uniti, magari non sempre, però di fronte a situazioni come questa, devo dire che i miei cittadini sono veramente dei buoni cittadini, insomma. Assolutamente, molto belle queste tue parole, sindaco. Chiuderei anche con i complimenti alla mamma che arrivano da Angela, che dice: beh, complimenti, bellissimo gesto, dice Lorenza. Aurora dice: ce la faremo, sono bergamasca. Allora, ciao Aurora, ciao anche a Maura, buongiorno ovviamente a tutti voi, cari amici. Bel gesto, davvero, quello che ci ha raccontato il sindaco di Guanzate, che è con noi questa mattina, di questa mamma che si è messa a disposizione. Ecco, veramente sono quelle cose per niente scontate. Sindaco, chiuderei facendo un po' il conteggio anche numerico del tuo comune. Hai detto i guanzatesi si rimboccano le maniche in questi momenti così. Ecco, quanti abitanti avete a Guanzate? E dacci un po' il conteggio che purtroppo abbiamo chiesto anche ai tuoi colleghi che ti hanno preceduto in questi giorni. Sindaco. Certo, allora guarda, la mia popolazione sono di 5.810 abitanti. Per quanto riguarda le positività generali, io a oggi, cioè quindi non a oggi, a ieri, al 13, ho 101 positivi sul territorio e ho 7 casi in RSA. Ecco, la RSA e poi ho casi di contatto. Sono, diciamo, altalenanti, a giorni alterni abbiamo 50, 60, 70, però diciamo la media, se devo fare una media, sono di 50 persone. Perfetto, ecco, e questo è, no, perfetto, insomma, è una situazione, no, è un'interazione che mi è venuta così, ma non è certo perfetto, ovviamente, questa situazione. Ecco, sai benissimo, sindaco, che la casa di riposo sono quelle strutture dove bisogna usare 3 volte l'attenzione normale, no? Ovviamente anche da voi. Certo, questa è un'attenzione. Purtroppo io nei dati che ho non ho una, siccome noi abbiamo sul territorio, cioè proprio sul territorio abbiamo sia la Bellaria, abbiamo diverse case di riposo. Io non ho un dato, ho una totalità. È chiaro che fino a settimana scorsa, fino all'inizio di settimana scorsa, non avevo nessuno ed ero contentissima, ho detto incrociamo le dita, le RSA stanno tenendo. Invece, ahimè, nel giro di questa settimana, giorni, cioè c'è stato un progressivo da uno fino ad arrivare a oggi, cioè a ieri con 7 casi. Io mi auguro che la cosa rimanga circoscritta a queste persone. Per Speriamolo ora davvero, dai. non ho nessun ricoverato, ecco. Perfetto, questo è un dato rassicurante, sindaco, molto bene. Intanto Ecco, anche, io prego, prego, dimmi. sindaco. No, io l'unica cosa che volevo, coglievo l'occasione per fare un altro appello ai miei cittadini, ma mi rivolgo più che altro ai cittadini giovani, ai ragazzini. Purtroppo mi rammarica ancora il fatto di vederli spessissimo in giro durante la giornata, perché frequentano magari il parco, i vari parchi, dove assolutissimamente la mascherina loro non ne fanno uso. Io ho cercato di concentrarmi, cioè di suggerire alla polizia locale di fare degli interventi e
e a questo punto di non essere più clementi, perché credo che il rispetto, il senso civico di ognuno debba partire da chiunque, non solo dagli adulti, anzi devono essere i ragazzini, cioè i giovani che danno l'esempio diciamo, agli adulti. E onestamente in questo frangente trovo che sul mio territorio, insomma, qualcuno in questo momento non ha ancora capito bene in che situazione noi ci troviamo, perché purtroppo queste persone, cioè, magari lo sottovalutano oppure non si rendono conto, mettiamo il fatto che sono giovani e quindi la spensieratezza è giusta che ci sia, però credetemi, quando io sento e contatto le persone al telefono per sentire la loro situazione, se hanno bisogno di qualcosa, cioè mi piacerebbe che qualcuno di loro ascoltasse al telefono queste persone come sono in difficoltà. Quindi non è vero che questa pandemia non c'è, non è vero che non c'è il virus, anzi dobbiamo andare avanti e mantenerci e rispettare quelle che sono le regole, che sono poi delle regole basilari e di poco, cioè una volta uno che le impara, non dovrebbe più dimenticarsene. Chiedo scusa se magari mi sono prolungato un attimo su questa cosa, ma ci tengo veramente, veramente tanto. Ma di che Perché qua. scusa, anzi, sindaco, ma va benissimo, hai fatto non bene, doppiamente bene. Pessima abitudine, dice la nostra ascoltatrice, di non indossare la mascherina. Anzi, e Antonella comunque torna al gesto della mamma, fai complimenti a quella tua mamma veramente di guanciate. Molto molto bene. Allora, insomma, possiamo chiudere con il sindaco Negretti con queste cose. Il complimento bellissimo che estendiamo anche noi alla tua mamma di guanciate che si è messa a disposizione per sanificare la scuola dove si sono verificati così tanti contagi, e la tirata d'orecchie alla quale noi ci associamo, caro sindaco, per i tuoi ragazzi, e lo diciamo ancora anche noi, forte e chiaro: ragazzi, uscite a guanciate, ma mettete la mascherina. Vale anche per Como e per gli altri comuni, ovviamente, non solo per guanciate, chiaramente. Un saluto e un ringraziamento a Cinzia Negretti, il sindaco di guanciate, con noi, graditissimo ospite questa mattina. Grazie sindaco, buon lavoro, Grazie mille, grazie grazie, buon ancora, a lavoro anche a voi. presto, ciao.